Salve a tutti ragazzi, siamo tornati con un nuovo episodio di su Dark Souls 3. E ancora una volta, e oggi, dopo questo caloroso benvenuto nudo e vuoto, andiamo a far mostrarvi la forma draconica, che praticamente durante il long play non abbiamo potuto far vedere, in quanto non riusciamo a capire qual era il meccanismo che potesse farle attivare, ed è questo praticamente per la testa. Utilizzando la pietra della testa, senza l'elmo, trasformiamo la nostra testa, mentre per quanto riguarda il corpo, questo praticamente deriva dal potere scatenato dall'utilizzo della pietra scintillante della testa di drago, quindi questa emanazione spirituale confiammata, e poi la pietra del torso di drago che permette di trasformare il nostro intero corpo in mezzi draghi. Ovviamente dobbiamo essere completamente nudi in questo caso, perché altrimenti la trasformazione non si attiverà in alcun caso. Questo praticamente è l'utilizzo della pietra l'utilizzo della pietra normale, l'utilizzo del torso, quindi la pietra del torso normale permette di fare questo buff agli attacchi, e invece quella scintillante permette di fare quest'altra evocazione, quindi compiere un attacco fisico. La build che andremo oggi a creare praticamente si è basata su l'anello. Oggi andiamo a mettere l'anello di Flynn, dovrebbe essere, sì, in quanto nudi, infatti io non riesco per ora a trovarlo. L'anello del caro Flynn, ecco, in alto, dovreste andare in alto perché io la vedo, ecco qui, in alto. Questo l'anello di Flynn permette di potenziare gli attacchi man mano siamo nudi. Quindi siccome siamo completamente nudi, il danno dovrebbe essere massimo. Poi mettiamo anche questo, l'anello, lo chiamo io dei masochisti, perché praticamente l'anello dei prigionieri si aumenta stamina e HP, però praticamente a zero e manda al di sotto dello zero le difese, quindi subiremo dei danni atroci. Quindi la build che ho provato a creare in questo episodio appunto è questa, e adesso appunto non ci resta che andarla a testare questa build. Spada del sole o della stora in mano, non mi ricordo. Andremo a testare una delle aree più difficili del gioco, ovvero al castello di Lothric, nel castello vero e proprio, con i cavalieri di Lothric, delle bestie corazzate che fanno veramente molto 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 male. E non sarà semplice, praticamente essendo nudi, non avendo equilibrio addosso, andare a scatenare il potere delle pietre del drago sarà difficile, anche perché questo tipo di attacco non è molto efficace se si fa da una certa distanza. Infatti hanno un raggio pressoché medio piccolo, infatti è anche lenta da caricare e non è per niente facile, anche perché c'è tutta questa animazione che bisogna attivare. Infatti la anche fronteggiare qui, infatti mi aiuto con le piromanzie e con gli attacchi con la spada, perché la forma draconica in sé non è molto utile. Infatti guardate, la velocità proprio è ridotta al minimo per poter concatenare questo attacco, anche perché gli attacchi in sé fanno veramente poco 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 danno al cavaliere. Sì, infatti vedete l'anello del prigioniero come si fa sentire, che i danni ricevuti sono pazzeschi. E una volta diciamo provato questa, la pietra del drago, non ci resta che andare a utilizzare il torso per beccarla, e qui l'animazione è troppo lenta, poi il raggio non ce lo permette. Insomma, non credo che sia molto prudente utilizzare questa build, soprattutto in New Game Plus. Qua non siamo in New Game Plus, questo praticamente riprende la vecchia partita del long play che avevamo lasciato. Sì, no. E infatti il titolo, la forma draconica, non fa per me, perché non ho intenzione poi di poterla utilizzare, a meno che non ci siano delle richieste specifiche, ma non mi trovo particolarmente bene, perché gli attacchi, anche se scalano su fede e intelligenza, che il nostro personaggio ce ne ha diciamo abbastanza, non tornano utili, specialmente contro nemici di questa portata. Agili, si spezzano la difesa, però sono molto lenti da caricare. Infatti non c'è alcuna possibilità di poterlo affrontare in maniera molto 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 vivace, ecco. Da qua praticamente siamo morti, cioè abbiamo
fatto, sì e no, 4 minuti, anzi 2 minuti e mezzo all'incirca per poter affrontare questo cavaliere. Ora qua possiamo provare il buff tentato dal torso e qua siamo sempre punti a capo. Qua invece no, per un pelo, peccato, perché vorrei riuscire a vedere magari i danni che fanno queste braccia. Il cavaliere è molto veloce, non si riesce a poterlo fregare in alcun modo. Questo attacco è micidiale, se ti prende, praticamente potrebbe essere anche un one shot. E qua l'abbiamo beccato. Ha 400 di danni se non sbaglio, però è sempre poco perché abbiamo il buff attivo, l'anello di Flynn, cioè la build in sé potrebbe essere ben riuscita, ma ci sono alcune cose che non vanno. O magari è il potenziamento base del personaggio che non va bene, bisogna rimodellare le caratteristiche. C'è qualcosa da rivedere. Poi questo qua, il cavaliere con la lancia. Oh, l'altra spina nel fianco o nel deretano. Infatti anche in sé le piromanzie non fanno un gran, non fanno molto danno, forse perché questi cavalieri sono resistenti ai danni da fuoco. Infatti io mi ricordo qui che con il long play utilizzavamo, io qua utilizzavo la sfera oscura che fa danni fisici. E il danno da fuoco qui, poi siamo andati a provarlo proprio in un punto, in un'area non molto facile. Abbiamo fatto un test proprio al massimo. Quindi qua buff attivo del, come si chiama, della forza interiore. Spada, il torso, ho sbagliato qui, ecco torso, però non sono riuscito a testarlo in pieno perché praticamente il buff della forza interiore è scomparso subito dopo, infatti già è scomparso, è rimasto attivo solamente quello della pietra. I danni diciamo sono notevoli, già abbiamo superato i 1000 di danno, però lui ce ne ha fatti altrettanto. Il cavaliere diciamo qua è... Non è andata molto bene perché anche c'era il chierico che l'ha curato. Insomma, quindi dobbiamo anche un pochettino lavorare su questa build perché non è molto semplice. Essere nudi, non avere poise, non avere difese. Perché praticamente se noi andiamo a osservare le difese in nostro possesso sono tutte sotto lo zero. Perché l'anello del prigioniero riduce le difese. E qua i danni si fanno sentire, ma si fanno sentire parecchio. Cioè il cavaliere picchia forte. Picchia forte. E qua purtroppo questa mossa ci è costata cara. La morte provoca appunto la perdita della trasformazione. Infatti la trasformazione in drago è irreversibile fino alla morte. Poi mi sono spostato alla caserma del drago per fare ulteriori test. Quindi provare qui l'attacco. Però non si riesce neanche a dimezzare gli HP di questi con il buff attivo. Cioè c'è qualcosa di fondo che è sbagliato in questa build. Eh sì, devo dirla tutta, è qualcosa di sbagliato. Qua il fuoco. Infatti non sembra sortire alcun effetto, cioè siamo sulla settantina di danno. Settantina, arriviamo a 150, non siamo. A meno che non ho dimenticato di equipaggiare l'anello del fuoco per potenziare ma ridurre allo stesso tempo le difese contro il fuoco, anche perché la difesa draconica ci consente di avere delle difese al fuoco più alte di per sé. Ma però questo dicevo non penso che sia stato questo, anche perché io ho provato di potenziare al massimo i danni fisici con i vari buff attivi, ma non è successo nulla, cioè praticamente io qua speravo di almeno one bishottare i nemici di questo calibro e il New Game Plus questi ci fanno a pezzi. Cioè la forma draconica si consente di avere delle libertà di movimento notevoli, quindi di fare delle schivate eccezionali, però a livello di difesa, a livello di equilibrio, siamo a mare. L'ultimo tentativo, diciamo, del test è stato quello di provare con i cavalieri di Lothric corazzato.
Il cavaliere, no, il cavaliere di corazzato, il cavaliere di Lothric con lo spadone. Questo praticamente sciotta in una maniera incredibile. Qui ci sbarazziamo del chierico perché non voglio scherzi durante l'esercitazione. Infatti, 4 per miracolo non ci ha presi. E qua lo stesso, abbiamo lo stesso risultato. Piromanzie scarse e buff attivo. E vediamo cosa riusciamo a fare con la forza interiore pure. E vediamo i danni. Qua praticamente i danni sono al massimo. Cioè, questo è il massimo danno che possiamo fare, ma non siamo riusciti a shottarlo durante una combo. Non ci siamo completamente riusciti. Quindi di base la build va malissimo. E questo qui ha tentato di curarlo, ma purtroppo, caro mio, è morto. Hai poco da curare. E poi c'è l'ultimo cavaliere, che praticamente è stato l'ultimo mio tentativo, perché avendo visto già questi vari risultati, anche un pochettino scarsi, ma devo dire la verità, quest'ultimo con il cavaliere di Lothric con lo spadone è tornato particolarmente utile, perché l'abbiamo colpito con una combo intera, con spada potenziata, buff attivo del drago, anello di Finn e forza interiore, e non l'abbiamo ucciso. Cioè, dovevamo praticamente chissà fare che cosa. Ai ai ai, qua molto molto male, molto male. La schivata fatta male è costata parecchio, molto cara. Molto cara. E poi, diciamo, a chiusura video, la cosa interessante è quello che droppano questi cavalieri. Diciamo, questo non tanto il drop di questo tizio qui, perché danno le braci, ma ci sono altri nemici che danno le braci, però per chi vuole livellare nel patto dei guardiani del sole, i cavalieri con lo spadone, dovrebbero essere loro, droppano i medaglioni solari. Vediamo? Sì, infatti, droppano i medaglioni solari. E vabbè, ragazzi, il tentativo è stato fatto. Io vi auguro buona visione e ci vediamo nel prossimo video. Alla prossima. Ciao, ragazzi.